Questa signora che giunge oggi alla nostra osservazione presenta il classico quadro dell'avampiede triangolare. Questo è definito così dal manuale di ortopedia perché vedete che il piede ha come un vertice di un triangolo. La base sono le teste metatarsali e l'alluce costituisce l'apice del triangolo. Anche quest'altro piede presenta le stesse caratteristiche, forse è meno grave, però è questo il quadro dell'estrema deformità del cosiddetto alluce valgo. Ora, a questa signora, un mio collega ha detto che si doveva tagliare questo dito, oppure che durante l'intervento c'è un problema di necrosi. Vedete, è sempre un problema di procedura chirurgica. Per avere il piede allineato che si possa mettere all'interno di una calzatura e favorire la deambulazione, vedete, bisogna scegliere la tecnica più adeguata. Però non è percutanea, non è la classica, non è la tradizionale, perché la musica è classica e la cucina è tradizionale. In realtà la chirurgia è chirurgia. La chirurgia sono gli atti chirurgici più appropriati per rimettere in asse la testa del metatarso, riallineare l'alluce, ridurre la sublussazione articolare del secondo dito. Questo è la chirurgia. Poi è indipendentemente dalle tecniche, non c'è la tecnica nuova, la tecnica tradizionale, c'è la chirurgia buona, la chirurgia efficace, non c'è la chirurgia di moda. Dottore, lei mi fa la chirurgia nuova? La chirurgia nuova è la stagione della moda. Si fanno le sfilate di moda e quella è la moda. Nella chirurgia non ci deve essere la moda.